Una nuova operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Ottana e della stazione di con il supporto di due squadre dello squadrone riportato Cacciatori di Sardegna. I militari, il 31 luglio, hanno rinvenuto nelle campagne di Bolottana in località Sosbados, una coltivazione di cannabis indica, composta da oltre 2000 piantine, di altezza variabile tra i 50 e i 120 cm. Il manete è finito a Roberto Prasciolo, 51enne di Dolianova, sorpreso in fragranza del reato all'interno della piantagione, intento nella coltivazione e cura delle piantine. I carabinieri hanno anche intensificato i controlli su persone e mezzi sulle principali arterie della zona al fine di individuare eventuali fiancheggiatori. L'operazione dei militari si è prolungata fino a tarda notte e sono ancora in corso certamente indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ottana per stabilire l'identità dei complici di Prasciolo. L'uomo, al termine delle operazioni di rito, è stato associato al carcere di massa messo a disposizione dall'autorità giudiziaria dovrà rispondere dal reato di coltivazione di sostanze stupefacenti aggravata dall'ingente quantitativo. Nella mattinata del 2 agosto si è tenuto l'interrogatorio di garanzia dell'indagato ed è stata confermata la misura cautelare in carcere.